Buonasera, buonasera a tutti, sono contenta di potervi dare il benvenuto in questa ultima live che faremo insieme a, a Fabio Biondi. Questa sera non ci sarà, ci sarò solo io, mi dispiace, ma eh, ci sarà un super ospite. E eh, prima, come come solito, eh, prima di iniziare vi Vorrei raccontare due parole uh, sul GRUSP uh, per chi ancora non ci conoscesse. Uh, chi siamo? Siamo un'associazione no profit nata nel 2003 che organizza eventi nell'ambito del sviluppo web. E uh, appunto alcuni degli, ecco alcuni degli eventi che organizziamo uh, e abbiamo in programma per quest'anno. Il 18 marzo, quindi meno di un mese, Prima conferenza ibrida, quindi accessibile sia online che in presenza, a Bologna con Incontro DevOps Italia. Il primo aprile a Faenza con CSS Day. Il 21 e 22 aprile andiamo a Verona con il JS Day. E rimaniamo sempre a Verona il 19 e 20 maggio con PHP Day, ormai è arrivata alla ventesima quasi edizione della, della conferenza. Uh, il 17 giugno vi aspettiamo per, sempre a Verona per Ruby Day e uh, dopo una pausa, breve pausa estiva il 7 ottobre vi aspettiamo uh, per l'Angular Day. E il React JS Day sarà il 21 di ottobre, la CFP è aperta, quindi se vi va vale di proporre un talk saremo felici di poter leggere le vostre proposte. Il 28 ottobre torniamo a Bologna con il Container Day, anche qui la CFP è aperta. Il 18 novembre eh, torniamo a Verona con il View Day e. Um, e queste sono appunto le uh, serate le conferenze che uh, ci, ci aspettano per, per il prossimo anno, per quest'anno, anche se in realtà uh, ne abbiamo ancora altre da, da annunciare. Come possiamo riassumere GRUSP in tre semplici parole? Beh, la prima è sicuramente community. Siamo un gruppo di uh, quasi 2000 membri, anzi di più in realtà, uh, su uno Slack che ama condividere, confrontarsi e, okay. e conoscersi. Per poter crescere insieme. Eh, la seconda parola è sicuramente contenuti. Organizziamo eventi, conferenze, workshops, selezionando speaker eh, di, sia nazionali che internazionali e ma, molto conosciuti e chiaramente di alta, eh, che portano contenuti di alta qualità. E infine relazioni, crediamo fortemente nel potere della uh, crescita e della condivisione. E eh, questo può avvenire solo intrecciando eh, relazioni con altre persone che vengono dal nostro mondo, ma ehm, è appunto favorendo lo scambio e l'interazione tra di loro. Arriviamo ora a uh, altri due valori che guidano eh, i, nostri, i nostri eventi, le nostre attività e il nostro lavoro, che sono quelli della diversità, dell'inclusione e dell'accessibilità qualche anno abbiamo aperto la possibilità di eh, richiedere delle borse di studio per quanto riguarda la partecipazione alle nostre conferenze che sono dedicate alle persone di membri di gruppi sottorappresentati all'interno del mondo tech e a chi non può permettersi i costi dei nostri eventi. Uh, un altro progetto che è nato uh, durante il primo lockdown è stato la um, Grosca Academy con le masterclass su uh, vari ambiti come JavaScript, PHP, uh, Vue, insomma abbiamo veramente diversi, diversi workshop che teniamo uh, sia online che da quest'anno, speriamo, nuovamente in presenza. Uh, abbiamo anche in corso un sacco di iniziative e attività per i membri della community e vi invito ad andare a visitare il sito, la, la sezione dedicata e poi ovviamente prenderne, prenderne parte. Abbiamo uno sconto per voi eh, che appunto eh, seguite Fabio e eh, con cui abbiamo questa, questa partnership per poter partecipare alle, alle nostre conferenze a un prezzo agevolato. Non eh, dimentichiamoci di eh, rimanere in contatto, eh, ci trovate su YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, aggiungetevi alla nostra community su Slack, saremo veramente felici di potervi dare il benvenuto. E ora diamo il benvenuto a Stefano Mani. Ciao ragazzi, eh, ciao a tutti. Il pubblico che esplode, ciao. Non lo sento, sarà l'effetto del, del remoto. Eh, eh sì, esatto. Allora Stefano, eh, benvenuto. Per chi ancora non ti eh, conoscesse, Stefano è Senior Frontend Engineer e Team Leader a Workwave. E di cosa ci parli questa sera? Vi parlo... Vi parlo, vi vengo a raccontare una storia che è qualcosa che mi è successo direttamente. Cioè, sono abituato a lavorare sulla nostra codebase, eh, adesso non è per attirarmela, però, dove è tutto conosciuto, è tutto in ordine, è tutto pulito, funziona tutto bene. e Mi sono trovato a dover lavorare su un progetto eh, fatto da eh, un, un team esterno di sviluppatori e ho avuto molta difficoltà, ho avuto molta difficoltà perché non sono riuscito ad essere operativo sin da subito. e no ho elaborato poi quali sono i motivi per cui non sono riuscito a essere operativo senza subito e i più importanti ve ne parlo stasera. Voilà, perfetto, perfetto, ottimo. Allora Stefano, io ti ringrazio molto e intanto Grazie ti lascio il palco e ci rivediamo poi nella sessione di Q&A, vi metterò il link in chat di uh, Slido, quindi mi raccomando fate tutte le domande lì che poi le raccolgo e poi le, le poniamo a Stefano. Devi condividere lo schermo o vai? Eccomi, okay. ci sono. Ecco. Sto, in teoria sto condividendo. Perfetto. Voilà. Perfetto. Okay. A più tardi. Grazie, Michela. Ciao, ragazzi. Grazie per essere qui questa sera. Eh, molto velocemente, già introdotto da Michela, sono un signor frontend engineer e team leader eh, in Workwave. Il nostro prodotto, giusto per darvi un'idea, è un field service software. Quindi, è un software, una web app che permette a per farla facile, chi, eh, chi spedisce pacchi, mettiamola così, di organizzare e gestire al meglio e eh, calcolare le rotte da far fare ai propri veicoli, eh, questo per darvi un'idea del, del settore in cui vado a lavorare, lavoriamo quotidianamente e sempre per darvi un'altra idea così vi mi... Riuscite a capire il mio contesto e a capire meglio quello che vi racconterò questa sera, senza entrare nel dettaglio del perché e il per come? Ma eh, noi lavoriamo su una codebase front-end di 250.000 righe di codice dove quasi non c'è neanche un test e quasi non c'è mezza riga di documentazione, ma nonostante questo funziona alla grande, ha pochissimi bug, e tutto questo grazie a una codebase molto controllata e a un team molto coeso di quattro sviluppatori fatti da un, un architect. Io, che sono il team leader, e due sviluppatori senior front-end. Um, direi di cominciare. <ride> qual, è, qual è la storia che vi vengo a raccontare? La storia di cui vi racconto questa sera, essenzialmente, è eh, noi abbiamo Route Manager, che è il principale dei nostri software front-end, e abbiamo sviluppato un'integrazione tra Shopify e Route Manager, quindi i nostri clienti potevano importare loro, avrebbero potuto importare i loro ordini da Shopify in Route Manager, eh, pianificare le rotte dei veicoli e poi pianificare quindi eh, l'operatività per le giornate successive. Eh, questo, questa piccola integrazione, perché è un, è un piccolissimo progetto Fontaine, è stato fatto da un team esterno, eh, però nonostante noi avessimo dato delle linee guida in termini di coding pattern che noi seguiamo, che tra l'altro sono pubbliche, le trovate sui, sui miei blog, ehm, molto chiare e precise, al limite quasi del noioso da seguire, eh, nonostante il nostro architect le abbia dedicato molte ore a fare code review al loro codice e nonostante, io comunque il dominio lo conosco abbastanza, eh, nonostante ciò, quando sono dovuto subentrare sul progetto per fare delle modifiche all'ultimo minuto, eh, in realtà ci ho messo un sacco di tempo. Mm, indicativamente, invece di metterci eh, due settimane, ce cioè ne ho messe tre, eh, perché la prima settimana la prima settimana è andata via completamente nel cercare di riuscire a mettere mano con successo a capire quello che avevano fatto gli altri sviluppatori. E ci ho messo veramente tanto. Veramente tanto, soprattutto perché il codice non raccontava un sacco di dettagli che erano fondamentali per capire come funzionava l'applicazione. Detto ciò ho poi fatto un attimino mente locale sulle cose che mancavano rispetto alla codebase su cui sono abituato a lavorare e mi sono reso conto che le... c'erano quattro cose fondamentali che mancavano a mio parere, che io sono abituato ad avere nella nostra codebase e quindi quasi non ci penso neanche. E queste quattro sono le discriminate di union di TypeScript per descrivere, per rendere i tipi di dominio parlante, eh, avere, codice, avere componenti React con un codice... Chiaro, leggibile e con pochissimi stati renderizzati per ogni singolo componente, avere state machine esplicite, dopo vi faccio capire meglio di cosa intendo, e avere dei test di integrazione con Cypress, dove, si va, dove il front-end va a lavorare contro un backend end o moccato o stabbato, quindi dalle response statiche. Stasera non vi vengo a. a proporre delle soluzioni finite, ma piuttosto vorrei darvi degli spunti per farvi capire quello che noi quotidianamente, i problemi che noi quotidianamente ci facciamo in termini di leggibilità del codice quando uh, lavoriamo in Hot Manager. Ora. Uh, beh, dopo, tanto i miei, i miei link li, li trovate un po' dappertutto, quindi adesso non sto tanto a raccontarveli. Salto direttamente in VS Code. Ho preparato alcuni file proprio di esempio. Um, li ho inseriti al volo nella nostra codebase per farvi capire cosa vi voglio raccontare questa sera. Invece, in altri casi, vi farò vedere direttamente i sorgenti del nostro progetto. Allora, partiamo dal primo argomento di questa sera, le discriminated union di typescript il nostro è un progetto scritto in react e typescript eh, quindi ovviamente è tutto tipizzato tendenzialmente cioè tutto, tutte le entità che andiamo ad operare sono tipizzate perché poi cerchiamo di sfruttare l'inference di typescript il più possibile partiamo da questo tipo, questo è il tipo ordine, è uno, non è esattamente quello che c'è nella codebase che mi sono ritrovato ma è per darvi un'idea i tipi erano come questo ordine come? questo ordine. Questo ordine è un banalissimo tipo con sei proprietà di cui quattro opzionali. Eh, grazie a TypeScript e grazie al fatto che io ho questo tipo con le proprietà opzionali, io sicuramente grazie a TypeScript non avrò mai errori ad accedere alle quattro proprietà opzionali a runtime, perché ogni volta che io proverò ad accederci senza aver prima controllato se effettivamente quelle proprietà sono disponibili, TypeScript mi darà errore e io non riesco a compilare il progetto. Perfetto. Ok, io sono coperto da TypeScript, e questo tipo mi permette di capire quando, co, quando io non posso mi permette di capire che io non posso accedere liberamente ad alcune proprietà. Ok, eh, però io penso che metà del valore, almeno metà del valore di avere TypeScript nel progetto non sia solo la tipizzazione e la protezione Cioè, runtime, la protezione che poi avrò a runtime grazie alla compilazione di TypeScript il 50% del valore, a mio parere è di TypeScript è la possibilità di rendere più parlante i propri dati di dominio quindi avere una vera documentazione cosa che c'è cosa che non mi piace di questo tipo rispetto, di questo tipo order rispetto a quelli con cui sono abituato a lavorare nella nostra codebase allora partiamo dallo status, io sono sicuro che lo stato di un ordine sia una stringa ma io non ci credo che sia una stringa generica cioè non ci credo che lo status è libero che possa essere in progress, complete eh, Stefano o Fabio Gruspa non ci credo che ha valori infiniti io penso che abbia dei valori finiti però questo tipo, questo tipo definito in questo modo mh, sta mancando di spiegarmi quali sono gli stati finiti di un ordine e questo già è un grosso problema altra cosa io ci posso credere magari che la description è opzionale, perché magari un ordine ha un nome obbligatorio, ma la description è opzionale, perfetto, come se fosse un campo note. Però ad esempio, se io guardo questa proprietà, delivered on, io non ci credo che delivered on è opzionale. Anche solo il nome delivered on mi suggerisce che questa proprietà in realtà è legata al fatto che l'ordine è già stato consegnato. Quindi io non ci credo che sia opzionale e basta. Io penso che sia opzionale, ma sia legata allo stato. Ehm, tipi come questo me ne sono trovati tantissimi nella codebase e la maggior parte del tempo che io ho speso, una buona fetta del tempo che io ho speso, è andare a leggere tutta la documentazione completa, perché la documentazione, da un punto di vista di prodotto, c'era, solo che mi sarei aspettato. La richiesta era salta direttamente sulla codebase, fa delle modifiche, a posto. Invece mi sono letto l'argomentazione, che quello comunque è una cosa che andava, eh, sarebbe, dovuto fare. Però poi ho dovuto anche cominciare a intercettare le chiamate che passavano tra front-end e back-end sull'applicativo live per capire quali sono i dati che mi vengono restituiti in determinato momento e, oltre a questo, andare anche a rompere le scatole a tutti i back-ender per capire quali erano i dati quali erano e quando erano questi dati che mi venivano restituiti, um, e questo ovviamente è stato molto time consuming. Ora, perché io penso che qui le discriminate di union di TypeScript facciano una differenza abissale? Ve lo faccio vedere subito. Ok, qui a destra metto, ho messo lo stesso identico tipo, eh, ma descritto sfruttando le discriminate di union. Allora, cosa sono le discriminate di union di TypeScript? Lo vedete qua? Questi tre oggetti. Questi tre tipi essenzialmente dicono che, prima di tutto, io ho solo tre possibili status in questo caso, ripeto, è un esempio il mio, quindi um, ho tre possibili status, non è una stringa, ma note ben precisi, ready, in progress, complete, non sono infiniti. E già questo mi sta spiegando un po' com'è il tipo ordine. Seconda cosa, che alc alcune proprietà che prima erano marcate come opzionali, in realtà non è che sono opzionali. Sono, sono sempre presenti in alcuni stati dell'ordine, non sono mai presenti in altri stati dell'ordine. Infatti, ad esempio, il Delivered On c'è quando l'ordine è completo, non c'è negli altri status. Questo ora sembra poco, ma la nostra code base, di cui vi dicevo prima, con 250.000 righe di codice, è un server creato nel front end che gira in un web worker, sta in piedi solo grazie a un numero infinito di discriminate di union che permettono sempre al lettore di capire esattamente quando e perché può accedere a determinate proprietà. Perché è il, um, quello, il tipo di sinistra mi sta dicendo quando, che io devo stare attento ad accedere a alcune proprietà, il tipo di destra invece mi sta dicendo quando e perché posso accedere a alcune proprietà. Questo mi sta descrivendo cos'è l'ordine da un punto di vista di dominio. Precisamente, io non ho bisogno di leggere nient'altro quando leggo questo tipo. E calco così tanto la mano perché ricordatevi che in generale il codice che noi scriviamo, ovviamente soprattutto per prodotti che devono durare per anni e colbase che devono evolversi, um, il codice che noi scriviamo, noi scriviamo codice per essere letto da altri sviluppatori. Punto. Il codice è scritto per essere letto. Poi... Eventualmente anche per essere eseguito. Ma non è il contrario: noi non scriviamo codice per essere eseguito, e poi qualcuno forse gli capita anche di leggerlo. È il contrario. Noi scriviamo codice che devono rendere chiare le cose e soprattutto rimuovere ambiguità. Il tipo di destra rimuove ambiguità. Voi immaginatevi di avere a che fare con tipi come questo, che è una cosa che probabilmente voi avete a che fare quotidianamente, e in alcuni casi ci ho anche a che fare anch'io. Immaginatevi di avere a che fare con centinaia di tipi come questo o centinaia di tipi come questo. Quello di destra, con le discriminate di union, dove c'è una proprietà che fa da discriminante, quindi in base allo status ci sono, alcune, ci sono o non ci sono altre proprietà, è fondamentale perché toglie i dubbi allo sviluppatore. Mentre io a sinistra, il tipo di sinistra, ho un sacco di dubbi nel leggere quel, quel tipo. Possiamo vedere anche questa differenza anche nel caso di una banalissima funzione che consuma il tipo. Questa, questa Create email message è una funzione rice che riceve un ordine e restituisce una stringa che è l'email da mandare, un'ipotetica email da mandare, mandare all'utente per aggiornarlo sullo stato dell'ordine. Ora, siccome io ho, ho, ho la maggior parte delle proprietà opzionali, io controllo se le proprietà ci sono, e in questo caso restituisco una determinata stringa che è il corpo, de corpo dell'email. Eh, ora se io mi trovo una funzione del genere, io penso che chi ha scritto questa funzione in realtà ne sapeva di più rispetto a quello che ha tramutato in tipo riguardo l'ordine, sapeva del reading progress complete, perché infatti restituisce tre stringhe finite, will be delivered, has been delivered e is at, che mi fa capire che lui conosceva queste tre proprietà del del, del dell'ordine, però non le ha tradotte nel tipo. Se invece guardiamo a destra, l'equivalente. La stessa identica funzione, ma che sfrutta il discriminated union, non si limita a, cioè io in questa, in questa prima funzione, ok, se c'è l'expert delivery, questa stringa, deliver no, questa stringa, eccetera, eccetera. Quello di destra invece, con, lo, con il discriminated union sullo status, è molto, ma molto, ma molto più chiaro, perché questo di destra mi dice che quando l'ordine è ready, l'email da mandare è questa. Stop. Io questa informazione qua non la, la trovo da nessuna parte. Ok, vedete che le stringhe restituite sono, lo sono le stesse e anche nelle stesse condizioni. Ma a destra so il perché, a sinistra non so il perché. A sinistra sono protetto da TypeScript, a destra so perché sto scrivendo codici in un certo modo, so quali sono i casi finiti. Anche perché poi io non sono l'unico che trae vantaggio dalla dal comprendere nella funzione di destra qualcosa di più rispetto alla funzione di sinistra, ma anche da TypeScript. Perché TypeScript in questo. La possiamo scrivere in diversi modi, ma in questo momento questa funzione non è in grado di capire che io sempre restituisco una stringa, tant'è che questa funzione, che non è tipizzata, quindi TypeScript sta facendo inference su quello che restituisce questa funzione, se io guardo la firma della funzione, lui mi dice che questa funzione restituisce una stringa o undefined. Perché? Perché TypeScript non capisce da solo che io qui o qui o qui c'entro sempre. TypeScript pensa che io posso arrivare anche qua. Siccome arrivo anche qua e non c'è un return, quindi questa funzione può restituire undefined. E quindi quando io vado a consumare questa funzione, io so che ho un messaggio che è string undefined e quindi per poterlo consumare devo prima controllare se esiste. E se esiste, TypeScript poi capisce che è una stringa. Qual è il problema di questo? Voi immaginatevi che state debuggando un problema aperto da supporto dove agli utenti non arriva un'email. Voi vi trovate davanti a questo codice e voi non sapete se veramente questo codice è la email e oppure no, anche perché qui... Voi pensate anche di averlo trovato il problema. Il messaggio in un determinato caso è undefined. Ma in realtà non è vero. Non è vero perché quest da questa funzione, anche se TypeScript non lo capisce, viene sempre restituita una stringa, solo che questa conoscenza è nella mente dello sviluppatore e non nel codice. Mentre invece il tipo di destra, siccome io ho detto che il tipo può avere questi tre status, e per ogni status restituito su una stringa, la firma di questa funzione è che. Il suo valore di ritorno è una stringa, e quindi io, quando consumo il messaggio, non ho bisogno di controllare se il messaggio è stringa o defined. La cosa bella di questa è che il codice di destra spiega e rimuove ambiguità, è una cosa fondamentale, a mio parere. Quindi Discriminate di un e-typescript. Um, nella nostra codebase ce ne sono una quantità infinita e ci troviamo, ci troviamo benissimo nel consumarle. Facciamo lo step successivo. Passiamo al secondo argomento, che è avere codice JSX chiaro, avere stati di un singolo componente renderizzati chiari e um, poter navigare facilmente all'interno della codebase. Ora, io ho fatto... Ho buttato giù un esempio di un componente, adesso lo faccio vedere zoomando un po' meno, ok, ho buttato giù un esempio di un componente, anche questo è ipotetico, me lo sono inventato, ma questo è codice React normalissimo, ho una, un componente render order che va, quando si monta va a fecciare l'ultimo ordine, se lo salva in uno stato locale, ha una callback per inviare l'email, dove ci troviamo anche la funzione di prima della create email message, e poi ha ah, un bel po' di condizioni dentro il jsX. Ah. Qual è il problema di questo componente? Perché a me non piace questo componente? A me non piace per due motivi diversi. Uno, questo componente è ovviamente è molto semplice, ma immaginatevelo in una codebase reale, molto più complesso e con centinaia di componenti come questo. Allora, il primo è che i React hook sono fantastici, ma rendono illegibile il componente in un nano secondo, motivo per cui tendenzialmente il codice che consuma dei hook nativi di React noi non lo vogliamo mai vedere all'interno del componente, cioè questo, questi hook devono essere spostati fuori. Seconda cosa, eh, il JSX, Ora, se ci mettiamo qua per due minuti, riusciamo a costruirci in un attimo la mappa mentale di tutto quello che viene renderizzato da questo componente, in quali casi, ma questi due minuti sono letteralmente buttati in eccesso. E in più ci servono questi due minuti, due minuti perché questo componente è illegibile, cioè ho un sacco di condizioni eternari e in più alcune condizioni cioè non sono mutuamente esclusive quindi alcune condizioni sono presenti. più di una condizione è presente allo stesso momento. Questo componente per me è un componente illegibile. Se io, se io me ne trovo come me ne sono trovato, decidere così io spendo 5 minuti per ogni componente a capire cosa fa e, non e faccio molta fatica a costruirmi una mappa mentale per capire alla fine quella dannata parte di UI che vedo nel browser, chi cacchio l'ha renderizzata. È troppo complicato. Com'è che lo vado a trasformare questo componente? Questo componente lo vado a trasformare in questo modo. Allora, parte relativa ai React Hook. Come vi dicevo, ehm, come, come regola generica, tenetevi a mente. Spero che siate della mia idea o se ne avete altre, dopo fate domande, sono più contento di sentirle. Tendenzialmente useEffect e use non sono fatti, non sono stati creati per stare nel codice del componente. Devono stare fuori dal codice del componente. E in questo caso io l'ho spostato in un useFetchOrder che non solo spostandolo fuori. Questo è un look verticale, non è un look che viene riutilizzato, è utile, viene usato solo da questo componente. Spostandolo fuori, non solo semplifico il codice, ma in più do un nome. Al, um, al mio custom hook che fa capire al lettore cosa fa quel hook anche senza entrarci. In più, se io vado a vedere use fetch order, fetch order a sua volta restituisce ah, il suo use effect, il al suo use state, c'è anche un use memo. Adesso no, non state a guardare se questo hook scritto così vi piace oppure no, ma quello che mi interessa è che io ho spostato fuori il codice e questo componente restituisce una discriminated di union o. Oh, è in loading o è in success e se è in success c'è anche l'ordine. Ok, fa niente se adesso non gestisco l'errore eccetera eccetera eccetera. Il succo è che, prima di tutto, ho, un, ho spostato fuori il codice Euclidean. Seconda cosa, io non vado a renderizzare tutti gli stati dell'ordine in un colpo solo, ma io vado a renderizzare per ogni status dell'ordine perché, nel frattempo, ricordatevi che io sto usando il tipo con la discriminante di Union. Per ogni status, vado a renderizzare un componente finito. Che fa una singola cosa. E questo componente complete order, ad esempio, è questo. Ok, quindi questo complete order riceve l'ordine, deve controllare se lo status è complete, e lo deve controllare. Allora, noi sappiamo che da fuori. Guardate, eh, noi sappiamo che da fuori lo renderizziamo solo quando l'ordine è complete, però dall'interno TypeScript questo non lo sa. Quindi devo controllare se lo status è complete perché se io non lo controllassi. TypeScript mi direbbe che done non esiste nell'ordine, perché esiste solo quando lo status è complete. A quel punto rende, eh, ho un codice JSX che è straightforward, è chiarissimo, non ci sono dubbi su cosa renderizza questo componente. Ora, voi potreste non essere d'accordo sul fatto che un componente corto come questo vada diviso in tre piccoli componenti. Ora, io... Preferisco molto piccoli componenti perché i piccoli componenti fanno una cosa sola, hanno codice JSX molto più leggibile, e in più, quando io navigo in una codebase, devo fare molti più click per spostarmi in 10 componenti piccoli. Ma i click non hanno nessun costo, solo la noia di cliccare. Mentre invece l'interpretare cosa fa questo componente, questo sì che ha un costo. Ha un costo in termini di energia mentale e di tempo buttati dentro e di, e di certezza perché. Vi ho detto che io riesco a capire tranquillamente cosa renderizza questo, ma magari mi sbaglio, non sono così certo. Non, invece, su questi componenti non c'è dubbio cosa viene renderizzato, su quello che renderizza questo, su quello che renderizza questo non c'è nessun dubbio in assoluto. Questo grazie a Discriminated di Union e l'obiettivo di avere componenti React che siano stupidi e tutti leggibili. Ora, giusto una nota, voi potreste obiettare molto su questo if, giustamente, perché se io ho bisogno di un if per controllare che lo status sia complete, per poter accedere a delivery on, è anche vero che siccome questo è un if, React non mi fa mettere nessun, nessun hook dopo una condizione, quindi io eh, sia sì, un componente funzionale con una condizione che mi impedisce dopo, cioè, è, è fondamentale quella condizione, ma poi non posso usare nessun hook. In questo caso la vi butto lì una delle possibili soluzioni, che una delle possibili soluzioni è che questo componente, questa seconda versione del componente, si definisca un tipo locale che dall'ordine si vada a estrarre un, il, tutti le tutto il, il tipo corretto, compatibile con questo status complete. Adesso non sto a dilungarmi troppo su cosa fa extract, ma essenzialmente sto dicendo a TypeScript, guarda, io ho un ordine che ha... Delle proprietà che sono nascoste dietro lo status complete. Per favore, estral, estraile essenzialmente. E infatti, vedete che se io guardo la firma di completed order, lui mi dice che ha, di fatto ha eliminato i due status che non sono compatibili. In questo caso, io ho eliminato la condizione, posso usare custom hook come voglio e anche hook come voglio. E TypeScript comunque mi protegge perché, anche se io praticamente non ho tipizzato quasi niente qui dentro, se io nel consumatore andassi a spostare complete order per lo status in progress non mi dice che l'ordine non è compatibile in generale quindi mi dà subito errore quindi in questo caso il componente finito si va a estrarre da solo il tipo di cui ho bisogno da un tipo order che non ha che è molto più ampio rispetto a quello che mi serve ma qui va a estrarre solo quello dello status complete e in questo modo su cocaylum infine ho dei componenti stupidi, facili da leggere. Capire cosa viene renderizzato è facile, mi servono tanti click per arrivarci, ma quando lo trovo è una roba di un secondo. In quello, in quello originale mi servono pochi click, ma poi mi serve un botto di tempo per capire cosa renderizza, anche perché poi ricordiamoci che questo è solo un esempio di un componente scritto apposta per essere banalissimo per questo talk. Terzo argomento di questa sera, le... Um, macchina stati finiti esplicite, allora qui comincia a diventare un po' più difficile il discorso. Cosa intendo per macchina stati finiti esplicite? Allora, noi come programmatore, allora, tutto è una macchina stati finiti. Noi come programmatori, quando dobbiamo creare un'applicazione, quando dobbiamo implementare una feature, ci creiamo mentalmente una macchina stati finiti perché è difficile che. Non siano finiti gli stati dell'afficio che dobbiamo implementare, eh, ci creiamo questa mappa, magari la disegniamo anche sulla carta, poi la trasformiamo in codice e, ci, e creiamo i nostri 20-30 componenti, 20-30 custom hook, 20-30 selettori, 10 service, quello che vogliamo noi. Tutto messo insieme ci lavoriamo, ci giochiamo, lo testiamo, lo mandiamo in produzione. Mm, di solito la macchina Stati Finiti è distribuita all'interno di questi file. Cosa intendo per macchina, sta, eh, macchina Stati Finiti? Intendo eh, lo, lo stato che effettivamente pilota quale parte di questa feature è visibile e funzionante, chi modifica chi ha dei side effect che modificano lo stato che causano un cambio dello stato della che cambia, un, ca un cambio di, di componenti renderizzati, eh, e di solito non è neanche chiaro capire come l'applicazione reagisce, perché eh, in base a un determinato cambio di stato io posso avere una transizione verso uno stato o verso un altro, e di solito tutte queste logiche sono sparse in file diversi. Eh, di solito questo succede, succede un po' meno, ma succede anche nelle applicazioni che hanno uno stato globale forte. Redux, per intenderci, eh, c'è un bellissimo articolo di David Kurshif di X-State eh, di un annetto fa che si chiama Redux is half of a pattern che va a spiegare perché Redux semplifica la gestione in, que in questo senso ma non la risolve completamente ora, ehm, macchine state finite esplicite quello che mi sono trovato a fare. Qui faccio, salto direttamente sul codice dell'applicazione dell di cui vi parlavo prima, l'integrazione tra Shopify e HotManager. Perché mi sono trovato che l'integrazione tra Shopify e HotManager essenzialmente ha tre variabili grosse che vengono salvate nello stato e in base a queste cambia tutto ciò, ciò che viene renderizzato: la pagina di atterraggio cioè ci sono tre pagine diverse di atterraggio e possono essere pilotate dal server come dovrebbe essere, oppure l'utente può navigare direttamente come dovrebbe non essere, però la possibilità esiste. Seconda cosa, se l'applicazione nostra è già stata connessa ai servizi di Shopify. Terza cosa, se l'utente è autenticato e in che modo è autenticato. Queste sono le tre variabili principali che causano un cambio di stato, una transizione da tra uno stato all'altro all'interno della nostra applicazione. Ovviamente ci sono anche tutte le combinazioni tra queste. Quindi come io sono andato a gestire il problema in questo caso dopo aver purtroppo un po'... Perché non era chiarissima come era la macchina stati finiti all'interno eh, di questa applicazione. Allora, io sono andato a gestire in questo caso con un grande custom hook, un grande custom hook che si chiama Use App Status. Vi faccio vedere anche da chi è consumato, giusto per darvi un'idea. Use App Status è consumato dal nostro componente sections, che in questo caso è un po' il componente che fa da proxy verso il cosa viene renderizzato e cosa no. E Essenzialmente, questo user status ha solo due variabili. Se l'applicazione è inizializzata, quindi c'è una fase di bootstrap che è esterna, una volta che l'applicazione è inizializzata e funzionante, tutto viene pilotato dall'app status. Che l'app status decide in base al valore restituito cosa viene renderizzato. E vedete che, come vi faccio vedere prima, con l'esempio della discriminated Union e del componente React è tutto facile e chiaro. Non ovviamente questi componenti, questi componenti verticali. Alcuni di questi sono un filo più intelligenti, ma non intelligenti nel senso che modificano lo stato, eh, che causano, che contornano le transizioni. Alcuni di questi, tipo la login, ovviamente quando il, il form di login ha loggato l'utente, modificherà lo stato, noi in questo caso usiamo gli atomi di valzio, modificherà un atomo di valzio che fa scattare use app useAppStatus, cioè modifica l'atomo di valzio ed è morto lì. A quel punto use status scatta, scatta il side effect, viene ricalcolato dove sto l'utente e se è autenticato e viene renderizzato in una pagina diversa. Questo è use Status, mh, ve lo dico prima, è fatto apposta così, ma non vi piacerà. Perché sono 200 righe di codice di use effect. Ora, a parte infilarsi un sacco di roba in un ref, giusto per non far rendere, riscattare l'effect per nulla. Questo grosso. Use Effect scatta per una serie di motivi che sono spiegati qui, che sono quelli che vi ho detto. E questo è reso anche chiaro dall'array di dipendenze di questo, di questo effect, dove fa capire chiaramente chi può far sì che cambi lo stato globale dell'applicazione. E sono l'inizializzazione dell'applicazione, la pagina corrente, l'autenticazione e se l'applicazione è stata connessa a Shopify Pro, no, come vi dicevo prima. Questo grande use effect è al suo interno composto, parte da qui essenzialmente, composto, e qui la parte che vi dico che non vi piacerà probabilmente, ma è composto da tre switch nestati uno dentro l'altro. Il primo switch si occupa di dire io in che pagina mi trovo in questo momento. Il secondo switch, in base alla pagina in cui mi trovo, mi, di, mi dice ok, ma l'utente come ha navigato a questa pagina? Ok? E il terzo, che ve lo faccio vedere qui, non è solo... Dove mi trovo? Come l'utente ci è arrivato? Ma l'utente in che stato di autenticazione è? In base a tutte queste combinazioni io vado a fare determinate operazioni come ad esempio adesso devi andare a, eh, devi andare a questo determinato status questo determinato status è poi controllato cosa viene renderizzato? È controllato dalla sections che prende lo status e lo trasforma in un componente renderizzato vedete che ad esempio se l'utente prima era loggato fuori e quindi è arrivato alla home navigandoci eh, na eh, inviato dal server e non era loggato allora io dico basta mostra la login a questo punto come ho scritto come ho lasciato anche nel commento quando, la, quando il form di login ha finito lui si preoccupa di settare nell'atomo di valzio che l'utente è loggato non fa più nient'altro a questo punto riscatta questo effect questo effect dice mi trovo nella home L'utente è arrivato grazie al server, adesso è autorizzato, quindi io ti mostro, tu devi mostrare tutto un altro contenuto. A quel punto sections mostra il componente corretto ed è tutto un loop di questo tipo. In questo caso la macchina, state finiti esplicita, è questo hook. Io nella documentazione dell'applicazione dell punto lo sviluppatore qua e lo sviluppatore trova l'80% della logica solo in questo hook, che sono 200 righe, sono tre switch uno dentro l'altro, sono 200 righe, lo so benissimo, ma io l'ho fatto volutamente, perché io voglio che il, scusami, il lettore, il, il sviluppatore... Saltando tra i diversi stati di questo, di questo custom MOOC, riesca a capire cosa succede. E ovviamente sono sequenziali, tendenzialmente, cioè non sono realmente sequenziali, ma come logica di lettura lo sono perché la pagina Connect è la pagina principale dove arriva l'utente, poi c'è la pagina di home. Prima il caso normale in cui è stato spedito dal server, poi il, non, so, non, non sappiamo ancora se è autenticato oppure no, non è loggato loggato non è autorizzato oppure siamo in caso di loading in questo caso vedete che io lascio un commento legge la serie in se si sta caricando i dati relativi all'autenticazione non ti dico cosa mostrare perché io in questo caso so benissimo che è il componente di login che sta caricando l'autenticazione quindi non cambiare non cambiare lo status non renderizzare qualcosa di diverso questa per me oh, eh, eh, opinabile e è fatta su misura sulla nostra necessità, ma questa è una macchina, sta definiti, esplicita. Tu arrivi qua, leggi questo e capisci quasi tutto. Vi faccio anche un altro esempio, perché questo è scritto con un custom hook, vi faccio un altro esempio, invece vado in core sandbox, dove invece ho eh, una, mh, una piccola applicazione, è solo una lista di eh, dipendenti che è filtrabile essenzialmente, eh, scritta con Xtate. XTATE per chi di voi non lo conoscesse, è una libreria che vi permette di scrivere in maniera idiomatica la macchina Stati Uniti, gli stati, gli eventi che cambiano lo stato, le transizioni tra uno stato e l'altro, essenzialmente. In questo caso so che l'esempio è semplice perché è solo una lista dove io posso cercare i vari dipendenti e filtrarli per contractor o dipendenti, eccetera, 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 eccetera. ma. È molto molto corto il codice che descrive questa macchina a stati finiti il bello di x è che rende, è fatto apposta per rendere esplicito la macchina a stati finiti in più io posso sviluppare quella famosa macchina a stati finiti che io penso all'inizio della feature io la posso implementare direttamente senza slega, completamente slegato da react implemento la macchina a stati finiti posso Visualizzarla, perché questa è la visualizzazione funzionante, adesso la faccio vedere anche funzionante al bootstrap, eh, questa è la macchina a stati finiti, scusate, ricarico di qui, così mi si ricarica, mi si ricarica la, il progetto, ho oh, la macchina a stati finiti visualizzata e funzionante, perché se io clicco qua, Vedete che sta cambiando lo stato della macchina definiti, che è quella reale. Questa è la macchina Steffini funzionante. In tempo zero ha un prototipo funzionante. Posso anche condividerla con i prototipo, con il owner, UX designer, eccetera, 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 eccetera. E poi a questa macchina Steffini funzionante ci collego React per far sì che renderizzi lo stato attuale. E poi, una volta che c'è l'interazione dell'utente, vengono buttati degli eventi nella macchina definiti, cambio lo stato e ne è renderizzato un altro componente React. Più esplicita di X-State non c'è nulla. Eh, quindi questi sono due esempi di cosa intendo per macchina Stati finiti esplicita, cioè rendere chiaro per il lettore dove trova le logiche che governano l'applicazione o l'afficio di cui stiamo parlando, perché ovviamente è un'applicazione composta da tantissime macchine Stati finiti. Quarto argomento. Quarto argomento invece sono i test di Cypress, test di Cypress contro. Testi servers non end to end, test integrazione, cioè test in cui il back-end o è un back-end moccato o è un back-end stabbato, cioè dove io ho le response statiche del back-end. Perché se io sono uno sviluppatore front-end, io non sviluppo la mia applicazione front-end live, che è quello che è successo con il team esterno: che a un certo punto si è messo, c'era un mock server, ma poi a un certo punto si è messo a sviluppare per praticità e velocità direttamente sul server, contro il server live. Ed è un problema perché quando io sono saltato sul progetto, io non avevo un modo per capire da fuori come funzionava questa applicazione, perché tutto era negato nei test fatti live, che non c'erano video, non c'era documentazione, eccetera, eccetera, eccetera. Invece, l'applicazione front-end, la... io voglio dei test di Cypress sviluppati contro un server finto, perché? Prima di tutto, grazie al fatto che il server è finto e controllato da Cypress, io. Posso simulare tutti gli edge case, i casi di errore, eccetera, eccetera, eccetera. Seconda cosa, i test di Cypress mi aiutano a capire dall'esterno cosa fa l'applicazione, perché fino adesso vi ho parlato di TypeScript, React, Xtate, ma la cosa più importante è capire dall'esterno cosa può fare l'applicazione. Cioè, se io sono nuovo, come faccio a capire cosa la nostra applicazione permette di fare all'utente? Cosa c'è di meglio che guardarlo? Ed effettivamente, se io apro Cypress, adesso sto lanciando solo ed esclusivamente questo singolo test, lo lancio. Io qui posso vedere in questo determinato flusso cosa l'utente può fare, perché io qua ho tutte le azioni che sono previste, eh, che è previsto che l'utente faccia, ok? Ho la mia descrizione, ho i miei commenti che mi fanno capire cosa sta facendo in quel momento, vedo quando avvengono le chiamate Ajax, vengono, vedo quando avvengono i redirect e grazie a questo se io voglio fare... Refactoring della mia applicazione e della mia feature la faccio in maniera serena perché io so che ho tutti i test che mi coprono e se qualcosa fallisce fallisce al momento ma non fallisce con i test end-to-end dove di solito i test end-to-end non coprono tutti i casi me ne coprono solo alcuni invece i test di integrazione senza back-end reale di solito cioè, si possono coprire quasi tutti i casi, oltre che avere vantaggi esagerati di velocità dei test che diventano praticamente immediati, eh, posso lavorare anche offline, non c'è bisogno che il back-end abbia, back abbia finito di lavorare sul back-end per far sì che io finisca il front-end. Dove io ho lavorato con test integrazione di front-end, il lavoro del front-end di solito è sempre arrivato, dipende dalla feature, ma è sempre arrivato prima o in concomitanza col backend finito. Quindi io sono stato in grado di sviluppare il front-end senza che il back-end fosse pronto, perché io ci avevo le risposte statiche. Punto. E questo test, se io guardo Cypress, mi permette di capire cosa fa l'utente, e da un punto di vista documentativo, non c'è niente di meglio di poter guardare cosa può fare l'utente. Dall'altra parte, nel test, io posso capire le parti più importanti di come può fare l'utente, perché ovviamente l'ho visto nel video, ma ok. Qui capisco che l'utente eh, deve vedere un errore se si logga con l'utente sbagliato io so che a un certo punto quando l'utente clicca lo vedete qua la linea te, clicca sul bottone di connect, io so che qui avverrà la chiamata ajax quindi perché insisto e, e passerà a determinati dati perché insisto così tanto sull'importanza di questi test perché sapere in che, in che ordine devono avvenire l'interazione dell'utente e le chiamate Ajax? L Interazione dell'utente e le chiamate Ajax mi permette di capire dall'esterno come funziona l'applicazione. Infatti, io adesso ve l'ho fatto vedere nell'ordine di TypeScript, React, macchina Stati test testi Cypress. Nella realtà, quando io salto su un progetto nuovo, in realtà funziona al contrario. Capisco come funziona l'applicazione guardo i video dei test di Cypress oppure guardo i test che vanno così co capisco cosa fa l'applicazione capisco cosa può fare l'utente comincio a farmi un'idea ben precisa di, qua di quando il, back il front end, -end comunica col back end in base all'interazione dell'utente una volta che ho capito questo allora comincio ad aprire la codebase apro la codebase inciampo nella macchina state definiti esplicita e quindi io lì capisco come l'applicazione internamente gestisce le logiche per far sì che poi quello che l'utente vede che l'ho appena visto nei test di Cypress, venga renderizzato. A quel punto, quando io scopro la sezione verticale, la pagina verticale che viene renderizzata, a quel punto muovendomi all'interno del codice di CSX, molto chiaro da leggere come quello che vi ho mostrato, riesco ad andare direttamente a capire chi renderizza cosa all'interno di quella pagina. Una volta che ho trovato il componente che renderizza ciò che mi interessa, Vado a controllare le entità di dominio che vengono gestite da quel componente React e, e le entità di dominio diventano chiare grazie alle Discriminated Union. Questo è il flusso per mettere mano a, ehm, mettere mano a, a una feature esistente senza introdurre regressioni, o il più possibile. Quello che mi sono ritrovato nella realtà quando sono subentrato su questa applicazione è stato l'opposto. Entro, non ci sono testi Cypress. Bene. Vabbè, allora ci sarà un server di mock. Sì, ma non è più utilizzato. Ah, e quindi? E quindi comincia a giocare. Adesso non ho tempo, ti, faccio, ti aiuto qualche ora questo pomeriggio. Adesso cominci a giocare tu con l'applicazione live. Va bene, cominci a giocare con l'applicazione live, ma dall'applicazione live è difficile che io capisca tutti i casi e gli edge case. Quindi mi faccio un'idea solo parziale. E, e comincio io a. Con i DevTools di Chrome a vedere le chiamate che passano tra frontend e backend per capire quali dati si, si, si scambia in base all'interazione. Anche qua un sacco di tempo buttato. A quel punto poi entrano i componenti, componenti React, componenti React al limite dell'illegibilità perché erano veramente 200 righe, ma col JSX complicato e con un sacco di React hook che, che rendevano illegibili. Quando riesco a decodificare mentalmente cosa renderizza il componente, salto sui tipi e mi trovo dei tipi con un sacco di eh, proprietà opzionali e nessuna discriminante di union, che non mi hanno aiutato a capire quando, come e perché è formato quel determinato tipo. E in questa condizione io ho passato 5 giorni. Allora, sicuramente non è che questo tempo sarebbe stato completamente tolto, probabilmente... Ehm, un giorno e mezzo l'avrei comunque dovuto impiegare per saltare sul progetto, ma un giorno e mezzo rispetto a cinque è tutta un'altra storia, soprattutto perché io, comunque, dopo quei cinque giorni avevo un'idea, ma vi garantisco che avevo un'idea un po' fumosa, non era comunque chiaro dove stessi mettendo mano, e non è diventato chiaro. Fortunatamente in quel momento era anche necessario, da un punto di vista di prodotto, portare delle modifiche significative a come funzionavano. A come funzionava l'applicazione io ho avuto la possibilità di integrare tutte queste soluzioni che vi ho fatto vedere fino ad ora tutte queste soluzioni tendenzialmente se guardate sui miei blog eccetera ehm, sulla parte di cypress ho scritto eh, un'infinità di cose eh, per anzi probabilmente nella community mi si conosce quasi solo per, per cypress ehm, su xstate ho pubblicato recentemente un articolo su quelle che sono le mie best practices perché non sono generiche sono le mie best practices per cercare di rendere una, una macchina sotto definiti scritta con Xstate il più leggibile e testabile possibile e riguardo alle best practices che noi in Rock Manager utilizziamo per scrivere codice ho scritto 5 articoli separati dove sono andato a pubblicare delle guide che noi abbiamo interne per eh, noi, noi stessi del team anche se ci conosciamo comunque abbiamo queste guide scritte e dove ci sono tutte le, la maggior parte dei di impatter che noi applichiamo quando scriviamo codice, um, io tendenzialmente avrei finito, nel senso che posso andare avanti e raccontare ancora un bel po' di cose. Ma siccome ho toccato tanti punti molto generici, molto diversi, eh, vorrei vedere se per caso ci sono domande, quante ce ne sono, e sono qui apposta. Ovviamente, nel caso io riattacco a parlare per altri 10 minuti senza problemi. Um, ditemi voi, non so. Io adesso non vedo slide, quindi eh, non so, Michela, se ci sono già domande. Allora, sto guardando... Te, anche perché poi tra l'altro è, è un tema un po'... Sono tutti temi un pochino... Non, non difficili, ma a volte uno non ci mette così tanta attenzione nel codice che scrive. Come vi dicevo, noi siamo obbligati a metterci questa attenzione perché per una serie di motivi che non so spiegarvi adesso, ma che al momento, temporaneamente, non sono cambiabili, Abbiamo una codebase da 250.000 righe di codice dove tutto funziona quasi alla perfezione nonostante non ci sia neanche un test e non ci sia scritto una riga di documentazione da nessuna parte. E quindi se non allora... poniamo attenzione alla leggibilità del codice è un problema grave. Allora, abbiamo una domanda dalla chat. Vai. Chiede, hai avuto modo di... Certo, le... Le... allora ti rispondo le... direttamente. Le... Allora, um, io prima di conoscere Cypress ero usato per un po' Selenium e ho usato per tanto Puppeteer e Playwright è l'erede di Puppeteer, diciamola così. È uno strumento molto comodo, molto utile e come vantaggi rispetto a Cypress ha il fatto che, prima di tutto, è il browser senza nessun controllo intorno, mentre Cypress lancia l'applicazione frontend dentro nei frame. In più, so che Playwright permette anche di testare su browser di Android. Detto ciò, io preferisco di gran lunga Cypress perché permette di scrivere un codice di test molto più semplice, eh, permette di avere un controllo sulle comunicazioni client-server molto più eh, idiomatico, cioè molto più facile da leggere in generale. Eh, e in più, una cosa che Pilevacto non ha, che anzi che Cypress è l'unico che ce l'ha, il test runner in cui capisci ciò che succede. Eh, non mi dilungo troppo adesso, ma ho scritto un articolo dedicato che si chiama. Eh, non mi ricordo come inizia, ma eh, è un confronto tra i diversi tool di, di testing. E vado a spiegare perché, a mio parere, Cypress è uno strumento decisamente migliore. Essenzialmente, il test runner, che è unico, mi permette di capire cosa è successo nell'applicazione front-end. Ed è particolarmente utile quando il test fallisce. E poi abbiamo Cypress, è da scrivere oppure viene generato. Cypress è da scrivere anche se esiste Cypress Studio che praticamente permette di invece di scrivere il codice e vedere il test che va, lanciare, eh, lanciare un test o crearlo da zero, interagire con l'applicazione la, frontend e generare il codice del test. Comunque l'ho provato recentemente grazie ad un'azienda a cui sto dando consulenza e vi dico che ha un'utilità molto a mio parere, relativa, perché il problema è che. Un selettore come questo che vi evidenzio in questo momento eh, non è generato da Cyber Studio, nel senso che Cyber Studio genera un eh, genera dei selettori che lui cerca di generare in automatico. Quindi, se trova un test ID, usa il test D, se trova ID usa l'ID. Se, se invece pensa che sia meglio usare un NTH child, genera un selettore che è lungo così. Che è vero che lui ha generato il codice del test, ma il codice del test è illegibile. Quindi se l'obiettivo era avere un test leggibile, sai per studio, a mio parere non va bene per niente. Ok, poi avevamo un'altra domanda che chiedeva Vabbè, diceva facevano i complimenti, bellissimo talk, hai dato un sacco di <ride> Grazie. Sono, sono alcuni, eh, come dicevo, se ne volete trovare altri perché ce ne sono no, circa una cinquantina di robe simili. Ovviamente, alcune vanno al limite del, del nitpicking estremo. Andate a guardare sul mio dev2, sul mio profilo, perché ci sono questo? 5 articoli. Esatto lì. E questo è un repository dove trovate tutto l'elenco dei miei articoli. E qui dentro c'è anche un articolo, anzi, lo faccio anche vedere, dove andate a trovare. Eh, devo, li sto aggiornando proprio in questi giorni. Come faccio a non essere loggato in Dev2 che non mi torna questa cosa? Allora, cerchiamo una lista. Ecco, questo era l'articolo di cui parlavo. Ma comunque, io voglio andare ai miei articoli, tutti quanti. Eccoli qua. Si chiama Route Manager UI Coding Patterns. Sono sei articoli diversi, che poi ne aggiungo altri in questi giorni. Dove ci sono l'elenco delle regole che noi seguiamo internamente nello scrivere codice. Li trovate, comunque sul link di quello che vi è, che c'è adesso, in sovrimpressione, li trovate tutti. Poi ci chiedono sì. se puoi eventualmente fare un po' di coding con Cypress, uh, ma prima di farlo, questo te, te lo tengo solo come appunto, abbiamo altre, altre, altre domande. Allora, uno chi, una persona chiede. Ma con tutti questi componenti non rischi di perderti lo stesso nella codebase? Per caso dei consigli su come strutturare l'alberatura dei componenti stessi? E nel caso quando ritieni sia utile creare dei componenti riutilizzabili in più casi? Certo, allora ciao Pavel che ti ho riconosciuto. Comunque il, eh, le domande sono più che lecite perché il perdersi è facile, eh, noi decidiamo di strutturare la nostra codebase essenzialmente, eh, adesso vi faccio vedere l'alberatura della nostra codebase velocemente, ve la ingrandisco un pochino, allora la codebase principale essenzialmente io salto direttamente in Sections che sono quelle principali, noi essenzialmente andiamo a dividere eh, una cosa che non è che ce la siamo inventati noi, quindi la fanno in tanti, noi dividiamo l'alberatura per feature, cioè noi non abbiamo tendenzialmente, come, come regola di massima poi ci sono dei, dei casi speciali non abbiamo um, un'alberatura dove dividiamo non so, tutti i service, tutti i hook, tutti i componenti, tutti i form al contrario questa è la pagina degli ordini, quindi la pagina della cartella del top level è order. Dentro order c'è so, la lista, il form, eh, la modale, eccetera. Quindi c'è lista, form, modale, che sono delle viste verticali. E poi andando avanti così, ovviamente l'alberatura a volte diventa quasi infinita, ma non ci perdiamo nel momento in cui sappiamo come l'abbiamo strutturata. Quindi si parte dalla feature e si va fino all'ultimo componente renderizzato. E in più tendenzialmente noi nella codebase io so come è strutturata, ma noi tendenzialmente ci muoviamo con il um, mela p, quindi go to symbol di route Manager, quindi ad esempio se io voglio cercare il componente send order eh, send order che invia l'ordine da Shopify a Onyx, lo trovo direttamente da qua e di solito, ovviamente vedete che ci sono tanti file che hanno gli stessi nomi, ma guardando velocemente il path Riesco a capire, eh, capire cos'è. L'altro caso era, l'altra domanda era quando generiamo componenti utilizzabili o, o reutilizzabili. Allora, noi tendenzialmente, eh, diciamo, come regola è: prima di astrarre qualcosa, pensaci bene. Perché pensaci bene? Perché se noi abbiamo una funzionalità che è usata tre volte nell'applicazione, non è scontato che serve a fare un'astrazione. Perché nel momento in cui tu la l'astrai, stai aggiungendo comunque un costo. Di, eh, di, di comprensione perché lo sviluppatore non so è dentro l'ordine e poi salta dentro i form c'è cioè qualcosa di slegato dall'ordine se invece tu sei dentro l'ordine e ti trovi il form dell'ordine è chiaro cosa fa quel form dell'ordine in più la strazione ha un costo la strazione ha un costo perché se, se noi siamo sicuri che viene usato tante volte tante volte nello stesso modo, eh, che ha poche variazioni e che è molto complesso, allora ha senso spostarlo fuori da dove lo stiamo utilizzando, ma tendenzialmente noi cerchiamo di limitare il più possibile l'astrazione, preferiamo la duplicazione, perché la duplicazione come costo ha che quando devi fare una modifica, mi sentite, mi vedete? Perché io vedo Michela con il loading e non so se mi sentite, mi vedete. Io vado avanti, spero che mi sentite. Eh, la duplicazione ha il costo che quando aggiorni una cosa devi ricordarti di aggiornare anche quell'altra. L'astrazione ha il costo, un costo cognitivo, e poi un costo che di solito o tu sei certo di, nel fatto che non ci sono variazioni, oppure spesso e volentieri, succede che la stazione ti porta ad avere una stazione con un sacco di condizioni diverse per gestire tutti i casi. E questo ha un costo di comprensione che è altissimo. Eh, riferito alla domanda che mi avete fatto prima è se posso fare un po' di coding di cypress io no intenzionalmente non mi fermerei adesso a fare coding di cypress perché dovrei raccontarvi un'infinità di cose sul, per, non tanto su, sul, sul codice che scrivo ma sul perché scrivo quel codice perché la cosa importante non è il codice che scrivo questo è solo un dettaglio ok Michela mi scrive i capolimi con in internet comunque il codice che io scrivo è solo un dettaglio la cosa importante è perché scrivo quel codice o perché non ne scrivo un altro. E per far questo, posso andare avanti a parlare per ore. Se vi interessa, comunque. Eh, adesso, nel breve, sono molto impegnato, quindi non farò altri talk. però ci sono molti articoli su questo che ho scritto io. Eh, su GitHub, lo trovate al link che in descrizione. c'è un uh, libro che si chiama UI Testing Best Practices, dove io ho condiviso la maggior parte delle best practices che uso e ho imparato negli anni e in più se vi interessa io faccio anche formazione quindi eh, all'attivo ho una decina di corsi a diverse conferenze diverse aziende dove vado a insegnare ai sviluppatori front end con le best practices che io applico e perché l'esperienza che ho accumulato che mi ha portato a fare, porta a fare delle scelte quando scrivo i test come usare al meglio Cypress eccetera eccetera eccetera. quindi io faccio anche formazione proprio su questo tema adesso non è che non, non faccio un po' di coning adesso perché vi voglio vendere la formazione ma solo perché fra poco devo staccare che eh, abbiamo una bambina di 4 mesi quindi fra non molto sarò impegnato in altro eccomi per Michela ho della risposto della... Alla... Oh, ho cercato no. di rispondere alle due domande che hanno fatto di cui una ne includeva oh, tre okay. domande c'era solo più una domanda ancora sì. su uh, Slido. È possibile generare una sorta di documentazione dei test effettuati con Cypress? Allora, domanda generica, diciamo che allora, il, la ve, già avere la lista di uh, test effettuati, e con lista di test effettuati intendo. Quello che la CLI ci sputa quando noi lanciamo tutti questi test è già una sorta di documentazione. Se invece volessimo una documentazione un po' più ampia, un po' più integrata con quello che magari fanno i QA, esiste anche Cucumber eh, e, e Gerkins. Gerkins è una sintassi dove essenzialmente permette di scrivere i test in inglese, ma in inglese vero, non in inglese codice scritto in inglese, e poi. Questo è fatto dai QA tendenzialmente, e poi noi sviluppatori andare a collegare per ogni frase in inglese un determinato comando in Cypress. In questo modo i test vengono scritti in inglese, ma poi possono anche essere eseguiti. Ottimo. Non so se ho risposto, ma la domanda è un po', un po generica, quindi bisogna vedere un po' il caso d'uso per rispondere correttamente. Ce n'è ancora una, spero che la mia connessione non muoia. Ti sei mai scontrato con i limiti del piano gratuito di Cypress? No, perché il piano gratuito di Cypress se non ricordo male, ma dove sono abbastanza certo, c'è cioè Cypress è gratuito è gratuita la dashboard di Cypress dove abbiamo l'interfaccia in cui possiamo vedere i test il eh, riepilogo dei test che sono andati a buon fine che sono falliti. E diventa pagamento nel momento in cui io voglio che i miei i video dei miei test vengano caricati sui loro server. Quindi, ad esempio, se io carico i miei video sui miei server non pago Cypress di conseguenza l'arrivare è molto comodo avere i video caricati sul loro server ma è uno scoglio molto lontano soprattutto dal punto di vista dello sviluppatore cioè io come sviluppatore eh, faccio tutto in Cypress senza mai andare a pagare nulla e se Cypress piace così tanto all'azienda che lo si vuole usare a livello aziendale allora diventa comodo sfruttare il piano pagamento ma per lo sviluppatore cambia poco o niente ottimo direi che Abbiamo finito, ok. Sì, Le domande quindi. Beh, allora, quindi ringrazio dice, tutti quanti. Un eh... column che dice: Cypress sembra di avere un limite di 500 risultati. Eh, localmente, o nella dashboard, è questo che mi manca di capire. È perché beh, possiamo aprire direttamente la pagina Cypress Pricing. Andiamo a vedere. Allora, ta 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 ta, test results 500. Sì, ok, però test results immagino visualizzati nella loro dashboard. Ok, quindi considerate che io tendenzialmente non ho mai usato la loro dashboard. Cioè, l'ho usata, la conosco perché poi io ho cominciato. Ho, mi sono innamorato di Cypress, loro mi hanno contattato. Quindi adesso conosco anche il team di Cypress. Ma io per, i miei, per le mie necessità non ho mai dovuto usarlo, quindi sono sempre rimasto abbondantemente nel nel piano gratuito. Ottimo, allora direi che abbiamo finito e ti ringrazio veramente tanto per eh, il tempo che eh, hai dedicato e ti fanno i complimenti in chat. Grazie. Grazie a tutti, è stato un piacere e raccontarvi, a... e tanto fa qualche giorno, datemi tempo di finirlo, ma vado a pubblicare anche un articolo con gli stessi contenuti. Ottimo, e grazie a tutti voi che siamo stati insieme per questi due mesi. Il martedì sera eh, tornerà Fabio che sicuramente animerà le, le serate. La nostra mh, serie di eventi del martedì si conclude qui. Spero vi abbia fatto piacere, insomma, conoscerci anche come, come realtà e vi aspettiamo chiaramente ai nostri eventi e per qualsiasi cosa potete uh, scriverci, contattarmi anche su, sui vari canali social del GRUSP e vi auguriamo una buona serata e a presto. Grazie a tutti, grazie Michele, grazie Fabio, anche se non ce lo salutiamo. <ride> ciao a tutti. Esatto, assolutamente. Ciao, ciao, ciao.